Welcome to Witness, bringing you people's stories from all over the globe. I'm Rida Fakhri. In April 2009, an earthquake hit Abruzzo in Italy, almost entirely wiping away the city of L'Aquila. Emergency tent camps were set up for some 60,000 people who had to start their lives from scratch. A unique online video project documented the situation of the survivors, with producer Stefano Strocchi and his teams filming and uploading episodes on a daily basis. This is the first of two of their films about surviving in the camp. From Zero, Ask the Dust. Quando alle 3:30 mi sono svegliata per il rumore, istintivamente mi sono messa sotto un trave nella mia camera e dopo un secondo ho realizzato che dovevo andare nell'altra stanza dove appunto c'era mio figlio e quindi sono andata di là. Si sentiva un rumore fortissimo, brutto, che saliva da sotto e poi che si combinava con mille altri rumori, poi gli allarmi, poi i muri che cascavano fuori e poi le urla, si sentivano le urla di paura delle persone. Sono arrivata in camera di mio figlio, l'ho abbracciato, gli ho detto ora finisce, a un certo punto è finito finalmente. E poi siamo scesi per le scale. C'era un signore davanti a casa mia che chiamava il nome di donna. Ci ha detto che non rispondeva una ragazza che viveva lì vicino. Abbiamo cercato di vedere se si poteva entrare, però poi siamo rimasti lì con lui finché la cercava, perché avevamo paura che venissero delle scosse e lui rimanesse lì da solo. Però la ragazza non rispondeva. Io lo consolavo sempre nella mia stupidità dicendogli sicuramente è uscita, non ha portato il cellulare, invece era morta. Poi ci hanno portato via e siamo andati alla guardia di finanza un paio d'ore e in una stanza vuota c'era una televisione, mi sono affacciata e ho visto una visione dall'alto e ho capito un pochino cos'era successo, un pochino. Lì ho pianto, è stata la prima volta da dopo il terremoto. Buongiorno. Signora, buongiorno. Ha avuto freddo stanotte? Un po'. La stufa ce l'ha accesa, no? Sì, sì. Adesso l'ho spenta. Fatto bene. Allora, perché non disegnate la casa che voi vorreste abitare? Cioè, la casa che vi piacerebbe avere? Beh, a casa tua lo so, però mettiamo che per adesso non ci puoi stare. Questa casa mia. No, io sono più. Allora, chi è che mi ha detto la vuole di legno questa casa? Jack. Chi è che ha deciso che vuole la casa di legno alla fine? E gallo sopra. Sempre di legno? Giovanni, tu come la vuoi la casa? Fatta di legno o fatta gomma? Antisismica. Sogna, Giovanni. Sogna che? Come sono fatte le case antisismiche? Che sono delle case che ballano ma non crollano. Ma ballano quando? Quando è che ballano? Quando sentono la musica? Ah. Guarda! Sono una forte lettrice, leggevo 3 libri la settimana almeno. I primi 2 mesi non sono riuscita a leggere per niente, perché nelle tende non c'è un attimo di intimità. Questo è il mio posto, ho potuto mettere un armadio, insomma, un armadietto,
un po' di libri, le scarpe, qualcosa, perché appunto non potendo andare a casa avanti e indietro uno cerca di avere quello che serve. Subito dopo il terremoto abbiamo dormito per un periodo dentro i palloni grandi dove ci sono i campi, eravamo in tanti. Poi hanno fatto la tendopoli e piano piano si sono cominciati a caratterizzare un po'. Ed è simpatico, per esempio, a me piace, che chi aveva il giardino ha tentato in qualche modo di riprodurlo, magari in un modo un po'. Appena che siamo arrivati, giustamente eravamo tutti scioccati, non è che è stata una cosa semplice. Ci siamo ritrovati qui 400 persone che non si conoscevano l'uno con l'altro. Grazie a Dio. Non sono venuti bene oggi. Non è vero. Sono belli questi mete. A spaghetto. Oddio, una pazza. Io ho perso il lavoro perché facevo le pulizie delle case, quindi io in questo momento sono 5 mesi che non lavoro e mi manca, il lavoro mi manca, voglia. Una pazzate con le mani, vediamo se aggiustiamo con la racca. Non è vero, no, sono naturali così. Sì, sì. Non glieli tocca. Lo specchio è meglio che non te lo do. Meglio che non te guardi, eh. Io a parte sono solitario, no? Mi piace molto stare, quindi stando qua in mezzo a tutta sta gente, anzi, mi sentivo male. Avevo bisogno di casa mia, ho bisogno di libertà, non chiudermi in una stanza, non uscire con il tesserino, il pass. Sono tutti i disagi che uno li sente, io il carattere mio appunto li sente di più, io la prendo male queste cose. Il silenzio che non c'è vita. Funziona la fontana. Solo la fontana funziona. San Giuseppe Forconese, c'è tutto, ma è tutto rovinato, diciamo, tutto rotto. Questo è il nostro bibliobus, che è un'idea di veicolare i libri. Uno è questo fisso che rimane nel campo di Centicolella, che è il nostro campo, e uno è itinerante e quindi va in tutte le tendopoli del comune dell'Aquila. Grazie. Buongiorno. Stiamo lì, mettiamo fuori tutti i libri, chi li vuole. Stanno anche questi, non so se l'avevate visti. Questo è per i bambini in inglese pure, prendetene qualcuno, magari è la storia di Pollicino, però è in inglese. È in inglese questo, eh? Va bene, poche scritte, sì. Come siamo qui allora? Abbiamo fatte 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13, 15. Quante paste abbiamo oggi? Oggi 1000. 1000 a pranzo? 400 meridiana, 100 giugnano, 20... Sono 2000, 1000 e 1000. 1000 e 2000. 1, 2, 3. Sorelle, l'insalata di tacchino come sta? Andiamo a bim? Brava sorella.
Tu cosa fai, il cuoco o il meccanico? Tutto quello che c'è da fare. Che quanti sono quelli che hai indosso? Per togliere la roba calda. Allora, stai manipolando, usa quelli latti, cioè. Pratti! Buongiorno signora, oggi fanno il censimento per l'assegnazione poi delle case. E voi com'è la casa vostra? Una E? Solo le E e le F fanno? Ma questo per avere poi un... Per avere... Sismiche, oh. Le casette? Fanno il censimento, caricano e poi cominceranno a segnare. Qui sarebbe una E e una F. Appunto, c'è solo da batterla. Le cose che mi hanno detto a me è questo. L'alloggio case, che sarebbero quelle che stanno costruendo, sicuramente non sono per tutti. Non sono per tutti e poi vanno in base a una graduatoria di persone, l'handicap, quindi valutate bene effettivamente quello che fa per voi. Nella colonna A, 24A, allora, indicare il codice 1 se alloggiato in un'area di accoglienza, 2 se alloggiato presso una struttura ricettiva, alberghi, camping, eccetera, quindi un'area di accoglienza, quindi nella colonna A indicare 1. Okay. 19, inserire i codici 1 se lavoratore occupato, 2 se scritto nella scuola primaria o secondaria. Nella colonna B inserire il codice riportato nella tabella 1 delle date. Ma che cazzo è questo? Nella colonna A. Join me again after the break here on Witness. Welcome back to Witness. I'm Rida Fakhri. For thousands of victims of the 2009 Italian earthquake, the emergency camp that became their home was where they started reconstructing their lives from zero. Buongiorno padre. Buongiorno Mario. Buongiorno. Come stai? Tutti questi problemi, queste scosse che non la finisce. Bisogna riprendere la vita, bisogna riprendere. Reagire anche con la preghiera, no? Anche con la preghiera, certamente. Con l'aiuto di Dio si va meglio. Sì, sì, la preghiera. Più sicuri. Con la preghiera, sì. Io, padre, ho sentito sempre i terremoti, da ragazzo. Però hanno cominciato, la casa cominciava piano, cioè cominciava a tremare piano. Ma questa è partita proprio. Sì, è partita forte, sì. Perché quella del lunedì è stata una scossa dinamica, forte. Quando sono arrivato là ho visto i danni al fabbricato, alla casa, tutte quelle. Mi sono scappato pure delle bestemmie. Se mi vuoi perdonare. Io, sai, io sono ministro della misericordia di Dio. Se ti sei pentito, Dio sicuramente ti ha perdonato. Io non bestemmio. Visto padre, la situazione, la paura. Io non bestemmio, però. Questo all'improvviso, dunque, sicuramente che Dio ti ha perdonato, perché sai, per paura si dicono tante cose, poi veramente è stato quasi una fine del mondo. Allora, nella colonna 24 indicare il codice 1, nella colonna 24 qual è? Allora aspetta, non scrive niente. Non fare le crocette, non sbagliare, poi lo chiediamo. Su, su, su. Qua, fermo, qua. 17. Ancora, devi mettere 1, numero 1. Perché? Perché ci vuol dire cittadino italiano. Questo allora qua, faccio la crocetta. Sì, cittadinanza 1 devi scrivere. 1. No, no, la crocetta dentro. Ci stanno due cose, residente nel comune dell'Aquila o stabilmente dimorante nel comune dell'Aquila, cioè mi sembra una piata per il culo questa. E cioè che è questa stronzata? Io risiedo all'Aquila. Non lo so, passa presto. Campo 25. In un paese una signora cercava un libro ed era molto angosciata al fatto che non lo trovava,
E quando l'ha trovato si è messa a piangere perché ha detto che gliel'aveva regalato una cugina che è morta sotto le macerie. Sono arrivati tantissimi libri con dediche molto belle. Una che mi piace molto, se c'è ancora il libro, è su un libro di John Fante. Ah, eccolo, Chiedi alla polvere. Molte persone hanno scelto proprio dei libri per il titolo, per l'argomento, perché pensavano che avessero senso qui. Chiedi alla polvere, quella che porti ancora nel naso, nei polmoni, nella paura, quella che porta fluttuando nel vento pezzi di casa e di ricordi. Chiedile come rasserenare le macerie e come resistere ancora alla terra che trema. Renato. La signora Carla l'ha riassaggiato il sugo. Com'era? L'ho messo giusto il sale? Speriamo che non sia uscito salato. Facciamo il test. Non vuole un pezzo di pane, assaggia meglio, perché così prende a posto. Ok, Colaudo è passato del sugo. Preparo sempre io, propongo io il menù. Gli ho detto un giorno, ma fatemi assaggiare qualche piatto voi abruzzese, qualche specialità abruzzese, e ci siamo riusciti. Questa la domenica non potevano mancare. Questo, lasagna, esatto. Secondo, polpette, salsiccia e polpette, è vero. Polpette, gnocchi. Ma che gnocchi, volevo stare alla strada. Li faccio cucinare per farli sentire importanti e vivi. Allora, questa la dobbiamo rifare, perché ha sbagliato a combinare la cosa. Come faccio qua? Non mi c'entra tutta la via. Ora vediamo cosa dobbiamo fare. Però mi hanno detto che qua non va. Se no non. Sì, mi dica. Io lo so, la via è quella. Che c'è scritto? No, però ci stava prima lei, sta stella. No, è un po' più complicata la signora, perché sono l'avvocato che ha scritto. A livello informativo, la Scusi, sì. Ma io poi quando ho i documenti di mio marito posso venire sempre da lei per finirla. Qua. Grazie. Sì, Andone, ma non fa la cosa. Leggere mi piace perché mi porta fuori. E perciò penso che non sono più riuscita a leggere bene da dopo il terremoto, perché il fuori è tutto mischiato col dentro ed è tutto mischiato col tutto. Mi mancano i libri da morire, la fisicità dei libri, quindi sistemarli, accarezzarli, metterli in ordine, insomma, come mettere a posto i libri nella mia libreria che non posso avere. E quindi è stata una terapia gestuale, come posso dire. Ci è servito anche per non pensare, ed è stato un regalo che ci ha fatto il Bibliobus. Oh, allagato, come va? Bene, tu? Io non vengo. Ma ci siamo entrati qui? No. Dove sono? Ti avevo chiesto pure delle fotografie da portare. Ma fotografie in che senso? Che fai? Fotografie del tempo, che fu. Ah, vabbè. Devo vedere, devo girare. E gira, dai, che non ci serve qualche foto qua. Facci vedere. Guarda qua. Cosa vuol dire? Ci stanno quasi tutti, Non sapevo che qua c'è. Dove sarà? Questo è Gigino. E gli viene di Giovanni. Sì. Niente di meno, se vuole. Io non lo so, bene, non mettere giù. È bello rivedere. Poi quali ricordelli. Guarda Romè.
che la motocicletta. Romè, ma guarda, ma guarda. Ma non ci sto pure io qua. Ma ci starai, ma sicuramente ci starai. È bello ricordare un po' tutto. Non c'è la il passato, no? E rivivere un po' il passato a vedere queste foto. È come se tu rientrassi dentro il paese, qua dentro. Rivedi la gente, rivedi i posti, rivedi le vie, rivivi un po' quello che si viveva dentro il paese. Eh sì, perché la vita è fatta pure di ricordi, diciamo, no? Sì, soprattutto di ricordi. Il campo è un po' anche una mamma, in qualche modo, che ti rassicura, perché ormai sono tanti mesi di tenda. È come sentirsi un pacco postale, solo che il pacco postale la destinazione la sa, noi neanche la sappiamo, e quindi è difficile. That's it for this edition. Thank you for watching, and I hope you'll join me next time here on Witness.